Ciao a tutti, da Vivere Sano, Jim Channel. Oggi sto andando a preparare dei buonissimi e grossi ravioli. Allora, per questa ricetta che è molto semplice, io sto utilizzando il robot da cucina. Voi potete comunque tranquillamente utilizzare anche le mani. Allora, per questa ricetta sto utilizzando 200 g di farina di rimacino. Potete utilizzare anche quella 00, casomai. Un uovo. E andate a impastare. Dopodiché, poco per volta, vado ad aggiungere un po' d'acqua. Allora, adesso ho raggiunto la giusta consistenza che mi interessa. Come potete vedere, il nostro impasto è pronto. Anche molto facilmente dal gancio a foglia. Vado a fare una pallina, lo vado a mettere su carta pellicola e lo lascio riposare per circa un'oretta in frigorifero. Come acqua, potete vedere, ne ho utilizzata mezzo bicchiere. Comunque voi lo potete toccare l'impasto, lo vedete dalla consistenza. A dopo. Adesso, dato che dobbiamo andare a riempire i nostri ravioli di qualcosa, come farcia sto utilizzando due cubetti di spinaci e poi vado ad aggiungere anche la ricotta fresca. Dopodiché adesso li faccio sciogliere leggermente. Aggiungere anche un pizzichino di sale. Non abbondate molto, altrimenti i nostri ravioli verranno salati. Non appena si sciolgono, vi faccio vedere il passo successivo. A dopo. Adesso che abbiamo finito di far cuocere i nostri spinaci, io già li ho scolati, li ho fatti raffreddare una decina di minuti, poi vado ad aggiungere uno cucchiai, 3, 4 e 5 cucchiaioni arrivate e poi continuate ad amalgamare. Poi vi faccio vedere il passo successivo. A dopo. Adesso il passo più importante, andiamo a stendere la nostra pasta. L'impasto risulterà molto morbido. Andiamo a lavorare il primo. Renderlo più sottile possibile.
la rendo più sottile possibile. E continuo così fin quando non raggiungo un buon spessore. A dopo. Adesso che ho raggiunto il giusto spessore di pasta, andiamo a creare la nostra forma e andiamo a riempire. Ci giunti alla fine, questo è il risultato. Infatti, se volete renderli più perfetti, dovete utilizzare lo stampino. Se questa ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi sul mio canale YouTube, basta cliccare su questo pallino qui in alto, oppure seguite tutte le altre mie ricette su questo pallino. Alla prossima ricetta. Eccoci giunti alla fine. Questo è il risultato finale. Se volete renderli più perfetti dovete utilizzare lo stampino, giustamente. Se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi sul mio canale YouTube, basta cliccare su questo pallino qui sulla vostra destra, oppure seguite tutte le altre mie ricette qui. Alla prossima!